grande Marta, insomma. Ma siamo pronti per questo altro incontro, il quinto della giornata tra Fiume contro Esposito. Partita. Partenza con il fuoco da parte di Esposito, che non perde tempo, tanto da far spostare il caschetto di Fiume. Partenza con il botto a molta fretta, a quanto pare Esposito è partito in maniera molto aggressiva. Prova a trovare la figura Fiume, ma attenzione, ancora adesso è Fiume che prende l'iniziativa, ma liscia completamente il colpo, schiva Esposito in maniera molto rapida. Attenzione, nuovamente si sposta il caschetto, a volte può essere davvero una seccatura. Ripartiti, guardiamo Fiume angolo rosso in guardia mancina contro Esposito angolo blu in guardia regolare, che adesso lavora bello, combinazione montante al viso seguito poi dal destro, molto rapido Esposito. Fiume sembra soffrire questa velocità. Ui, bello il sinistro da parte di Fiume, hanno incrociato i due. Esposito sta invitando Fiume a colpirlo, entra con una serie di montanti al viso, ma subisce un gancio destro da parte di Fiume, che chiaramente non sta lì a guardare. Fiume colpisce con l'interno del guanto, viene richiamato da parte dell'arbitro. Poi attenzione, prende di nuovo l'iniziativa Fiume, ma Esposito è bravo a indietreggiare e rientrare con una serie di diretti. Bella schivata da parte di Esposito, bel movimento di cintura, adesso prova ad uscire, bel movimento di tronco da parte di Esposito, tanta roba. Adesso entra un gancio sinistro, bello il montante da parte di Esposito, bel movimento, viene però interrotto da parte dell'arbitro perché richiama Fiume per colpire con l'interno del guanto. Ricordiamo, non bisogna, è un errore che accade spesso involontariamente nel tentativo di portare dei ganci, si colpisce con l'interno del guanto e non è consentito. Ultimi 10 secondi del primo round, partito con il fuoco. Fine della prima ripresa. Direi un Esposito che è partito davvero in maniera convincente, molto rapido, sicuro di sé. Fiume ancora non ha trovato bene le misure. Fuori secondi. Per il secondo round tra Fiume contro Esposito. Partiti! Seconda ripresa. In questo caso Esposito non parte più a razzo, ma preferisce studiare un poco. Adesso prende il centro del ring e fa una bella combinazione. Una buona impostazione quella di Esposito, molto chiuso. Buon movimento di tronco. Fiume
sembra avere un ritmo, dimostra avere un ritmo differente rispetto a Esposito, che adesso sta bombardando con una serie di colpi che variano d'altezza, vanno dal viso fino ad arrivare al corpo. Prova a prendere iniziativa Fiume, ma non porta i colpi. Nel frattempo invece Esposito indietreggia ed entra un bel po' di combinazioni. Entra spesso questo, ma è bello il destro in arretramento da parte di Esposito, che poi riesce a uscire fuori dall'attacco di Fiume. Attenzione al colpo dietro la nuca da parte di Fiume. Oi, bella schivata e rientro da parte di Esposito. Tanta roba. Cerca la distanza con il jab, vede partire il jab da parte di Fiume, schiva Esposito. Davvero molto rapido questo atleta. Ancora combinazione da parte di Esposito. Fiume però riesce a accorciare le distanze e a non rimanere sotto i colpi di Esposito, ma riparte in maniera repentiva Esposito. Adesso è Fiume che prende l'iniziativa. Attenzione ai colpi da parte di Esposito, che possono far mamma mia, che montante di Esposito! Per poco non hanno trovato il viso di Fiume. Attenzione, viene richiamato Fiume per aver abbassato più volte la testa. A volte sono delle azioni involontarie fatte da parte dell'atleta. Ui, bello il montante sempre di Esposito. Fine della seconda ripresa. Bel movimento da parte di Esposito, che fa dei buoni movimenti. Potrebbe essere, a mio avviso, un po' più preciso con i colpi, però mi piace questa iniziativa di entrare con il montante. Eh sì, Domenico, Esposito al momento sta dimostrando di essere superiore. Saluto ai ragazzi della chat. Siamo pronti per la terza e ultima ripresa. Partiti! Terza e ultima ripresa tra Fiume contro Esposito. Fiume Nicola contro Esposito Luigi. Oh, bella la schivata da parte di Esposito, che poi rientra con una serie di diretti. Bello il diretto destro finale, che spinge alle corde Fiume. Bella ancora la schivata da parte di Esposito, che attende l'attacco di Fiume per schivare e rientrare. Bel lavoro, piace molto, bella iniziativa adesso del destro. Oh, bello il destro, preciso al viso da parte di Esposito, che si muove molto bene, schiva e rientra. Ora entra ancora gancio sinistro, gancio destro. Eh
stava per fare un attacco fiume, ma si è fermato all'ultimo minuto, l'ultimo momento. Bello il gancio sinistro, ha fatto un bel botto quello di Fiume, bel gancio sinistro. Adesso prova a entrare il destro, ma si scompone un po' e di nuovamente abbassa la testa e viene richiamato dall'arbitro. Ricordiamo che nel precedente round ha subito un richiamo ufficiale per aver abbassato più volte la testa. Ancora una serie di bei movimenti di tronco da parte di Esposito, che sa probabilmente di essere in vantaggio nei cartellini, quindi può rifiatare e gestire l'ultima parte di questa terza e ultima ripresa. Ancora combinazione, attenzione, bella la schivata da parte di Esposito sull'iniziativa ancora. Ah, peccato, è scivolato con questo tentativo di schivata e rientro, però bella l'iniziativa da parte di Esposito, che dimostra di avere un bel po' di fantasia e voler provare delle tecniche. Complimenti. Fine della terza ed ultima ripresa tra Fiume Nicola ed Esposito Luigi. Nel frattempo ricordiamo che questa manifestazione è stata organizzata anche grazie allo sponsor Sices, che ha contribuito alla realizzazione dello stessa, di Salvo Scalici. Teniamo il verdetto da parte dei giudici. Vince Angolo Blu Esposito Luigi. Esposito Luigi vince questo match.
ricordiamo che qua siamo nella 81 kg. Prendiamo i giudici, il loro verdetto. Vince Angelo Rosso Caravello. E vince Caravello Domenico della Muay Thai Palermo.